questa puntata è stata bellissimo del 1963, tra l'altro l'anno in cui sono nato io, quindi c'è anche questa ulteriore coincidenza, permettetemi. Ma ecco, io vorrei che tu ci raccontassi quella sera, che cosa hai sentito quella sera, che cosa hai provato di fronte a degli uomini che venivano lì, tu eri ancora con i paramenti sacri addosso e ti hanno detto quello che ti hanno detto e che ti pregherei di raccontare. Penso di avvisarvi per due fenomeni che mi erano accaduti prima dell'arresto. Qualcuno forse può dire fantasia, eccetera. La prima volta quando celebravo la Santa Messa dall'altare di San Antonio, la statua di San Antonio, con gli occhi, piangendo, e tutto questo dolore, arrossendosi e guardando me, solamente nell'elevazione del corpo di Cristo. Io non ho visto niente, il popolo ha visto. Me ne sono andato dal mio vescovo, quando era lì. Dicono il popolo che San Antonio, la statua con gli occhi così così, e anche da te, Cacaris che si chiama, e Barbus, sì. L'altra volta, due settimane prima che mi arrestassero, mi venne un uomo grande, straniero, in poche parole, era sposato qui in Albania. Il suo figlio era caduto dal terzo piano al cemento, morendo. La donna, la moglie era albanese e tutti i vicini della moglie erano arrivati per guardare quanto sperasse. Nel sogno ha alzato il giovane, che i medici gli avevano detto che è finito, gli ha detto di mangiare. Non potevano credere né agli occhi né alla presenza. Allora il santo non sapeva, che, perché non parlava in albanese. Erano stati tre ingegneri di Istanbul, turchi, elettronici, di costruzione, di edilizia, di medicina. Gli avevano detto, allora il sorriso vuole mangiare, e così ha mangiato. Un segno gli ha detto, vai la lemosina e portalo a Barbados, alla parrocchia musulmana, perché le chiese erano in Italia, in tutto. Allora è venuto da me, mi ha portato tre bottiglie di olio che accendiamo al Santissimo Sacramento, l'aveva chiesto in Italia, a Scutari, è venuto da me. Io sempre pensato che è un traditore, ma la sua moglie poteva essere un trucco della polizia, un trucco di sicurezza, ma la moglie piangeva quando è entrato nella chiesa il passato di Gesù Re, di San Nicolao, di San Giuseppe, e tutti piangendo così che era impossibile, un artista non poteva assomigliare a fare questo gesto. Due fenomeni. Nel 63, un mese dopo che era assassinato Giovanni Kennedy, perché c'è la collaborazione, posso dire, con il fenomeno dell'arresto, era celebrando la Santa Messa, tutto il popolo, la chiesa era piena, vennero quei disciuri, e nel nome del popolo si è arrestato con la condanna di esecuzione. Condanna di esecuzione? Sì, la mano, sì. Era in form bureau dell'Ambrosia, l'avevano fatto tutto per annientarmi. L'accusa era questa: tu hai accumulato tutto il popolo, tutti i giovani. Vengono qui, noi siamo in fronte di estirpare il clero, la Chiesa Cattolica, e dicevano nelle sue riviste, se non estirpiamo il clero cattolico non avremo mai vittoria. E Rosa proprio con la propria bocca. Allora io gli avevo detto,
dobbiamo morire, credere per Gesù, amare Gesù, perché solamente Gesù è la risoluzione della vita per tutto il mondo, per tutti i secoli. Gesù, tutto si finirà, Gesù vincerà con il suo amore infinito per tutti gli uomini. E per questo erano convinti tutti, tutto il popolo convinto, oggi come voi che fate, per salvare, avvicinare a Gesù per la felicità eterna. Questo modo. E questa cosa al regime non andava giù, cioè che la parrocchia di Don Ernest era frequentatissima, nonostante tutti gli sforzi che avevano fatto per distogliere il popolo dalla fede e dalla fede cattolica in uno. Quindi la notte di Natale arrivano da te e ti dicono: in nome del popolo albanese sei in arresto. E poi che succede? Mi mandarono come una stanza tua con una ragna con tutto sporco, tutto. Allora mi avevano messo in microfia per sapere, perché erano delle accuse che io sono collaboratore con agente di UDB di Jugoslavia, di altri abusi, una spia straniera. Allora amico, che perché questa è stata la ragione che io sono salvato per la prima volta. Il mio amico, come dice il potente, il mio amico, questi sono delinquenti, queste sono tutte le parole più brutte contro il regime. Allora gli ho detto, Gesù mi ha detto l'insegnamento di amare i nemici, di perdonare gli amici, per pregare per gli amici. Mi domandò, per Cristo? Ah, per Cristo, indegno, sono pronto per morire, forse non avrei sentito. Penso che sono nel dosso di sicurezza, tutte queste parole. E questo è stato tutto che... Allora, Enderoja ha sentito queste parole, che per amare i nemici, per perdonare i nemici, Dio lo benedica, che lavori più potentemente per la salvezza del popolo, per la pane del popolo, eccetera, eccetera. Allora ha commutato la sentenza. Ha detto, non è nemico violato, ma... hanno toccato gli altri francescani, perché i miei superiori erano fucilati, padre San Stacco, padre Antonio Rapi, che mi dispiace per padre Antonio Rapi, il mio direttore, che è stato ucciso il 16 febbraio 1946, noi eravamo recitando il santo breviario, la nostra chiesa, la nostra posta, perché come la chiesa dei francescani, dove eravamo, scossa in modo orribile. Cioè, quando c'è stata l'uccisione di questo padre Anton Arapi, allora, c'è stato una sorta di terremoto, come quando allora della crocifissione, della morte di Gesù. Allora ho commentato senza. Per la seconda volta, una volta che sono stato condannato, si fece una introduzione nel campo erano 3.000 prigionieri, tre turni, lì era anche l'avvocato, oggi è l'avvocato, mi avevano accusato che io ho fatto l'introduzione con 12 giovani cattolici che non so. Non sapevo niente pure io. Ma Dio, come San Paolo, permette che il ministro dell'interno venne lì, fece una grande assemblea di 30.000 prigionieri e disse, come hai detto prima, noi non abbiamo più né per l'Unione Sovietica né per gli Stati Uniti.